Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Nocciolino 24. Siccome io e Giuliana ci stiamo spostando da una casa ad un'altra, abbiamo pensato, ma perché non facciamo effettivamente vedere ai ragazzi, visto che ce lo chiedono così in tanti, cioè ci sono arrivati un sacco di messaggi, ma dove abitate, perché non ci fate vedere magari il quartiere, perché non ci fate vedere la casa. Insomma, poi facendo un po' di ricerche anche su internet, effettivamente non so il perché i ragazzi non fanno vedere effettivamente dove vivono. Quindi vi porto e vi faccio vedere casa nostra, che è attualmente una casa condivisa. Quindi in questo modo voi vi potrete anche fare un'idea, bene o male, di come è effettivamente una casa condivisa. Quindi niente di extra lusso, che sia chiaro. E poi ovviamente parliamo anche di prezzi, in modo tale che possiate capire effettivamente che cosa si ha con un determinato prezzo. You're welcome. Ok, Giuliana dalla regia. Giuliana, prendi bene. Allora, classica porta inglese con 10.000 cose che chiudono e fanno, insomma, così. Qui ci sta una stanza che utilizziamo come storage, come deposito. E poi c'è subito dopo una sala relax, non so come la definisci, Giuliana. La definisco una sala, diciamo una sorta un di salottino. Sì, la cosa figa è che ci sta la televisione, la PlayStation, i giochi, il caminetto, che è carino, e ci sono questi divani che, per quanto possano essere brutti, sono molto 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 comodi. Poi di qua un attimo, sì, cioè questa è la cosa figa, poi giù, cioè qui ci sta la PlayStation, non è una cosa da sottovalutare, io che so fricchettone. Ah, bellissimo, ci sono i termosifoni, e poi vedrete, davvero molto alti, un po' in giro per tutta la casa. Poi vari ripostigli, dove ovviamente gli inquilini si dividono gli spazi per mettere varie cose. Personalmente noi non utilizziamo questo qua. Qui ci sta un bagno, e vi faccio faccio entrare a Giuliana, perché davvero gli spazi sono piccoli 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 e stretti, ma vi faccio capire qual è la differenza effettivamente tra le case italiane e le case inglesi, quando si dice ci sono due bagni, quindi two bathroom and one toilet, per esempio. Cioè effettivamente la differenza, fai intanto vedere, è che nel bathroom ci sta ovviamente anche la doccia o la vasca, e quando si indica solo toilet ci sta solo il gabinetto e un piccolissimo lavabo, che per quanto si possa dire è comunque una cosa molto 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 utile, perché quando per esempio siete a condividere una casa magari con 6 persone, 7 persone, anche diciamo questo bagno di super servizio risulta utile. Quindi adesso vi porto nella cucina, e come potete immaginare, ogni volta quando ovviamente qualcuno vuole vendere un oggetto, o in questo caso una casa, cerca di rendere al meglio la fotografia, rendendo più luminoso, rendendo gli ambienti un po' più ordinati. Quindi invece a me fa piacere in questo caso farvi vedere effettivamente la normalità e anche il lato negativo effettivamente di un'eventuale convivenza. Vi faccio vedere la cucina. Come potete vedere, la cucina è piuttosto grande, e in genere in tutte le case la cucina è grande, in questa magari un po' di più anche, e ci sta l'impossibile. Ovviamente tenere ordinati gli ambienti e condivisi è spesso piuttosto difficile, ed è proprio per questo motivo che nella maggior parte dei nostri alloggi, non tutti gli alloggi, nella maggior parte abbiamo incluso anche il servizio di cleaner una volta a settimana, sbarra 10 giorni. Ovviamente però dipende da quanto uno spende, da qual è il budget ovviamente che uno vuole investire nell'alloggio, eccetera eccetera. E come potete vedere ci sono ovviamente fornelli, tra l'altro questo è a 5 fuochi. Noi abbiamo ci sta tostapane, microonde, bollitore,
Poi che ci sta più un altro tostapane, questo molto utile. Questo è un bollitore per il latte. Poi abbiamo forno più piccolo, forno più grande, che non è una cosa da sottovalutare. Ah, una cosa che ci teniamo sempre a dire, ci stanno sempre in tutte le nostre case rilevatori di fumo e ovviamente tipo qui dove si vede gli estintori. Troverete già pentole, padelle e ovviamente queste qui, vedete che sotto sono bruciate. O sono comunque non sono magari il massimo della pulizia. Questo ovviamente dipende da chi ci vive. Poi vi spiego anche noi come facciamo. Poi vedete ognuno, cioè qui ci stanno ecco tutte le i piatti e così via. Poi volevo farvi vedere una cosa. Facciamo un salto indietro. Abbiamo in genere in tutte le case abbiamo questa cosa che è magnifica. Non so se si riesce a vedere dal video, sono 290 litri di acqua. Cioè significa che questo boiler, questo come si chiama? Come si chiama, Giuliana? Scaldino. Scaldino, riesce a fare in pratica costantemente acqua calda. Sorry. Ok, Giuliana cadeva. Perfetto. Bene, abbiamo detto quindi ci sta la lavatrice. Noi abbiamo la lavastoviglie. Questa è più rara, ma Sì. noi ce l'abbiamo. Sì, ovviamente perché paghiamo più soldi e Esatto. abbiamo anche l'asciugatrice, che è una cosa magnifica. Poi storage, sempre ovviamente concepiti in maniera tale che tutti gli abitanti della casa possano avere i propri spazi. Primo tavolo, e questo viene utilizzato diciamo come tavolo da colazione. E poi un secondo tavolo di legno. Bene, altra cosa, quando noi diciamo che nei nostri alloggi ci sono più frigoriferi, magari all'italiana risulta un po' strano, dice, ma come ci sono più frigo? Certo, ci sono più frigoriferi, uno, due e tre. Perché? Perché se siete sette inquilini in una casa, noi che cosa facciamo? Facciamo in modo che tutti gli inquilini possano vivere quantomeno dignitosamente e soprattutto in una maniera pacifica, cioè non è che potete mettere 100.000 cose in un solo frigorifero e magari vi dovete condividere un piccolissimo spazio. E infatti, come potete vedere, non c'è mai problema effettivamente di spazio, mai. Addirittura vedete questo qua, per esempio, è vuoto, cioè perché effettivamente non ce n'è bisogno. Frigo più piccolo, frigo più grande, ci sta lo spazio sempre. È chiaro che comunque il livello di pulizia rispetto a una casa, prima di tutto italiana, e soprattutto una casa condivisa, perché anche in Italia quando si condivide una casa in genere non è sempre pulita come la casa di mamma e di papà, è chiaro che uno bisogna, diciamo, una persona deve un attimo abbassare le proprie aspettative, soprattutto basandosi sull'investimento che si vuole fare per quanto riguarda il budget mensile da versare per un alloggio. Qui abbiamo altri storage, sempre, vedi, ci sta sempre spazio ovunque, cioè, ma davvero c'è l'impossibile. L'impossibile! Ah, ferro da stiro, beh, davvero, c'è di tutto. Una cosa, quando non vi piace magari condividere le... che so, ecco, vi faccio esempio, io e Giuliana non amiamo condividere magari delle padelle, perché effettivamente questa fa proprio schifo. Probabilmente qui in questa casa nessuno la utilizza, non ho mai visto nessuno che la utilizza, però insomma stava qua, forse qualche precedente inquilino l'ha lasciata. A noi sinceramente una cosa del genere non ci fa piacere, non vogliamo condividere. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati all'IKEA e abbiamo comprato una wok, abbiamo comprato una pentola, delle piccole cose Delle che magliette. teniamo, delle tovagliette. Giuliana
ama queste tovagliette. Insomma, che poi non è una cosa, tra l'altro, da... E la macchinetta del caffè! Sì, carinissima. La cosa... Perché qui, insomma, l'espresso è un po' sì, difficile sì. da trovare. Sì, al di là di questo, vado. E al di là di questo, secondo me è molto importante ritagliarsi in qualche modo anche i propri spazi. Nel senso che... Non potete magari pretendere da qui all'infinito che una condivisione vi possa portare solo ed esclusivamente un qualcosa di positivo, se non siete prima voi le persone che fanno un qualcosa. Perché questo lo sto dicendo? Perché Giuliana ha fatto vedere le tovagliette. Ci sono persone, in base alla nostra esperienza, non mi sbaglio Giuliana, cioè ci sono persone che... E magari mangiano senza utilizzare un'incerata o una tovaglia. Non so, una tovaglia. E noi non ce la facciamo, per noi è una cosa importante. Siccome la spesa è minima per comprare una tovaglia o una tovaglietta, o cioè beh, per rendere, diciamo, e io mi sento meglio nel mangiare in un determinato modo. Cioè, non fate sì che ci sia un'involuzione. Se vedete che magari una cosa non vi piace, trovate immediatamente la soluzione. Ricordatevi che state venendo all'estero. Mi dica. Scusa, ma gli occhiali sono per il sole? No, è perché non sapevo dove metterli in questo momento. Ah, e poi vi faccio vedere una cosa. Esco solo io perché sennò, però vi faccio vedere il giardino. In tutte, quasi tutte le nostre case c'è sempre il giardino. Quando diciamo front yard e back yard, cioè in genere, quando per esempio un ragazzo ci contatta, noi diciamo è una casa vittoriana che ha un front yard e un back yard. Il front yard è un giardino un po' più piccolino, diciamo una sorta di ingresso, e poi il back yard è molto più grande. E vi faccio vedere che cosa intendiamo per backyard. Backyard significa esattamente un giardino bello grande, ok? E noi lo teniamo un po' in corto, anche perché diciamo adesso fa un po' freddino, però appena fa un po' più di caldo magari uno può organizzare dei barbecue, che tra l'altro abbiamo uno qui, un barbecue qui coperto e un barbecue dietro quest'altro alberello. E per esempio lì, in queste casette, ci mettiamo cose. Io utilizziamo sempre come storage, non so, mi sono ingrippato con la parola storage oggi. Vabbè, sei English. Yeah! Poi, vi faccio vedere una cosa. Adesso, il caminetto l'hai fatto vedere? Ci sono questi termosifoni sono lunghi, li trovate in pratica ovunque. E quando ci chiedete, dite ma per fare, cioè mi chiedete o chiedete a Giuliana, o quando comunque mandate un'email, dite ah vi preoccupate dei termosifoni, state tranquilli perché i termosifoni in tutte le nostre case non solo funzionano, ma funzionano troppo bene, al punto tale che fa talmente di quel caldo che certe volte dovete aprire la finestra. E quindi, poi vi spiego qual è la soluzione anche a questa cosa. Qui c'è un'altra stanza. Sì, qui ci sta un'altra stanza, piccolina con bagno privato. Qui un'altra stanza ancora, un'altra stanza. E questo è un bagno in condivisione. Ovviamente, ripeto, tanto spendete, tanto avete. Primo bagno in condivisione, con il caldo bagno. Semplicissimo, niente di speciale. Certo, la mobilia, accendiamo la luce. Dove sta? Ok. Certo, la mobilia non è certo di lusso. Non ci siamo mai più di tanto soffermati su questo aspetto, soprattutto perché diciamo non è una cosa che inficiava necessariamente i nostri interessi, anche perché effettivamente essendo un bagno condiviso, la gente cioè non ci lasci in pratica quasi niente, e diciamo tutto l'essenziale ci sta, ok, un po' spartano ma niente di estremo. Facciamo vedere qui altri storage. Dove ci mettiamo le valigie, le cose? C'è davvero l'impossibile, ragazzi, davvero l'impossibile. E poi vi faccio vedere la stanza che adesso noi stiamo lasciando perché abbiamo deciso di trasferirci. In questo momento noi ci troviamo a Wimbledon,
che è Southwest di Londra. Come sapete, io sono un amante dell'est di Londra, in realtà, perché è un po' più hipster e tutto, però diciamo abbiamo vissuto per un bel periodo anche qui. E adesso vi facciamo vedere questo piccolo studio. Allora, letto, ovviamente lo vedete vuoto perché già stiamo proprio in fase di trasloco. Infatti ho detto a Giuliano, ho detto approfittiamone e facciamo vedere un poco a tutti quanti. Allora, tutti gli spazi sono pensati appositamente per una coppia o per una persona che ha una disponibilità economica tale che comunque si può permettere una sistemazione del genere. Come vi dicevo, termosifoni lunghissimi, ok? E, comodini, mobile a muro, armadio a muro, piuttosto capiente, cioè c'è davvero tanto tanto spazio, sia per l'uomo che per la donna se si arriva in coppia. La cosa che a me spaventa sempre è il prevaricare delle donne nella coppia. Perché è la mia fidanzata. Scusate. Vi faccio vedere il terrazzino. Abbiamo un terrazzino privato. Molto caruccio. Vieni. E qui è proprio bello perché uno può fare un aperitivo quando non piove, quando non piove. E certe volte non piove, la cosa bella, ecco, che uno va a correre giù al parco tranquillamente e si sta davvero bene. Qui invece qui accanto i vicini stanno facendo i lavori e quindi va bene. E la cosa figa è che si vede pure il giardino là sotto. No, è proprio bello. Cioè, per esempio, potete pure qua, cioè io mi stavo ingrippando, volevo mettere le bucambille che insomma volevo fare una arrampicante. Io, vabbè, Antonio e Nocciolino sì. Che fanno cose. Sì. Detta così sembro uno che ha lo sdoppiamento di personalità, perché ho detto Nocciolino e Antonio che fanno cose. Vabbè, poi qui dentro ci sta un piccolo ripostiglio. Che insomma noi abbiamo utilizzato. Aspetta, dove si accende? Di là. Ecco. Questo ripostiglio noi l'abbiamo utilizzato un poco come deposito. La cosa figa è che ci sta addirittura la cassaforte. Cioè, non è che ci sta la cassaforte in tutte le case, che sia chiaro, però in questa. Wow, mi stavo guardando. E vabbè, ci mettevamo per esempio le scarpe e tutto. E poi la parte che più amo è questo, la mia base operativa. E in pratica qui ci sta lo studio. E vi faccio vedere. Facciamo un po' più di luce. Ci sta questo bello studio per chi ha bisogno, ecco, come me, di lavorare, di studiare, di stare molte ore magari al computer, cioè qui i libri, si mette l'impossibile ed è proprio davvero molto carino perché tipo fai vedere Giulia, cioè veramente è pensato nel minimo dettaglio. Questa è una casa probabilmente fatta da, diciamo, un signore molto ricco perché sì. Diciamo che veramente tutto è curato in ogni dettaglio e soprattutto è fatto su misura. Sì, no, ma è proprio davvero bello. Ah, poi vi faccio vedere una cosa, cioè magari le persone, come si aprono le finestre nelle mansarde? Pare una sciocchezza, ma molte persone non lo sanno. Così inizia ad entrare l'aria, ma se voi volete aprire basta che fate un poco di forza e si apre. Molte persone non lo sanno, soprattutto chi non è abituato a vivere in una mansarda. E poi ci stanno tutte le cose dove mi faccio, diciamo, nel tempo libero i miei piani di marketing. E poi qui ci sta il bagno privato. Scusate il disordine, ma ovviamente. Ma quale disordine? Non c'è nulla. No, vabbè, non è proprio il massimo dell'ordine della polizia, vero? Allora, vediamo. Allora, come potete vedere, tutti i mobili fatti su misura. Lì ci sono degli scaffaletti molto carini. Caldo bagno. Termosifone, caldo bagno, specchio, e lo specchio, cioè fatto proprio bello e sistemato. Due finestre. Sì, due finestre, quindi davvero luminosissima. E poi ci sta la doccia,
con addirittura il getto laterale che ti sì, fa vabbè, tutte noi stavamo di lusso, diciamo. Sì, cioè in pratica ti arriva sia da sotto che da sopra che da dietro, fai tutta quella cosa come? Tutta quella cosa così e niente, vieni chiudiamo questa porta e nulla. La cosa figa sono questi faretti, molto carino. Poi una cosa che effettivamente le persone magari non sanno, o almeno non tutti sanno, è che all'interno dei nostri alloggi, nella maggior parte dei nostri alloggi, c'è la possibilità di regolare i termosifoni. Come? Semplice. E qui ci sta in pratica questa valvola, dove in pratica si gira, facile facile, e quindi non sembra più che state alle Canarie, ma magari sembra che state in Italia il mese d'agosto, perché effettivamente, e Giuliana è qui e lo può testimoniare, Giuliana, fa caldo o non fa caldo? Sì, fa caldo. C'è proprio caldo che proprio si muore dal caldo, cioè, infatti poi io e Giuliana spesso diciamo, abbiamo discusso perché io volevo tenere sempre aperta questa finestra, Giuliano, perché io ho le vampate, sarà l'andropausa, non lo so. Vogliamo parlare un attimo di prezzi? Vogliamo parlare di prezzi? Facciamo una cosa, giriamo la telecamera e parliamo tutti e due di prezzi un momento. Andiamo però nello studio. Parliamo di prezzi. Ok. Parla tu di prezzi, che sei, diciamo, quella più... Allora, l'economa della coppia. Partiamo dal presupposto che abbiamo ovviamente alloggi per qualsiasi tipo di budget, ok? Quindi sì, ovviamente per chi vuole rientrare in un budget contenuto, per chi invece magari ha una disponibilità economica un po' più elevata perché lavora, magari già lavora e vuole quindi prendere qualcosa di un livello un po' più alto. Cioè uno deve sempre tenere comunque bene in mente una cosa, fisso proprio, non stiamo parlando di case italiane. Cioè, quindi lo standard italiano, cioè proprio dimenticatevelo. Sì. Quello che noi abbiamo è senza ombra di dubbio uno standard superiore rispetto alla media di mercato. Cioè, perché ci sono, cioè, case... Certo, impressionanti. Impressionanti. Mm. E in invece, senso negativo. In senso negativo. E invece, diciamo, abbiamo uno standard sicuramente un po' più alto. E considerando i prezzi siamo davvero molto 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 competitivi. Il fatto che però bisogna tenere presente è che ovviamente tanto paghi, tanto hai. Sempre però mantenendosi comunque al di sotto di quell'aspettativa sì, di solito italiana. Sì, questo vuol dire ovviamente che se prendi una stanza che costa magari 90 sterline a settimana, 80 sterline a settimana, è chiaro che non puoi aspettarti e non puoi pretendere ovviamente 90 sterline a settimana, stai parlando di una singola, singola 90 sterline a settimana, che già vabbè, è di per sé molto raro, però non puoi ovviamente pretendere di avere una qualità molto alta. Diversa è la situazione se prendi una camera singola da 170 sterline a settimana, in quel caso ovviamente in genere la qualità è migliore. E poi il punto anche magari, cioè ci sono tutta una serie di fattori che sicuramente fanno lievitare o meno il prezzo. Certo. Perché magari trovate, per dire, una stanza a 170 sterline a settimana, ma in zona 1 e trovate un cesso. Certo. Cioè, trovate un qualcosa proprio di invivibile. Noi stiamo comunque parlando di zona 3 principalmente, perché comunque... Cioè, non che noi non abbiamo stanze e case in zona 1, anzi abbiamo case anche a Mayfair in questo caso, però il prezzo... È un altro standard. Cioè il punto è, bisogna capire, cioè tu che stai guardando il video, vieni a Londra in cerca di lavoro? Bene, allora significa che non hai un budget tale che ti possa permettere di vivere in un determinato contesto. In zona 1. Anche se in Italia hai soldi, non serve a niente, perché in realtà, anche se per esempio vuoi prenderti una casa solo per te, un monolocale solo per te, qui si richiedono delle garanzie, e non stiamo parlando di livello no way, ma a 360 gradi si richiedono delle garanzie che tu non hai perché non lavori nel Regno Unito. Non importa che tu abbia lavorato in Italia e magari hai le busta paga italiane, non ha alcun significato ovviamente. A loro interessa quello che tu hai qui, quindi per prendere possesso di
un'intera casa, e con intera casa si intende una stanza, cucina e il bagno, sono richieste diverse garanzie, per esempio busta paga inglese, che ovviamente attesta il fatto che puoi permetterti uno storico bancario, ma non solo, anche richiedono per esempio il contratto di lavoro che sia della durata maggiore rispetto al tuo contratto di affitto. Quindi se tu stai prendendo una casa per 6 mesi, allora devi avere un contratto di lavoro almeno di un anno, altrimenti non te la danno, perché ovviamente, ma quale proprietario di casa ti dà la sua casa in affitto se tu non hai soldi per pagarlo al 100%? Sì. Poi, altra cosa, parlando adesso nel concreto, quindi, alla data di oggi, in questo periodo, una stanza singola, verosimilmente, in zona 3, quanto la si può pagare? Allora, se parliamo ovviamente della zona est di Londra, che personalmente comunque a noi piace perché è molto... è multietnica, è ben connessa, sì, cioè, sì, ecco, no, la allora differenza, sì. Ecco, noi viviamo a Wimbledon e ci troviamo sulla, che cos'è, la district? Ci troviamo sulla district line, sì. C'è anche, vabbè, la National Rail, che in genere è quella che noi preferiamo, tra l'altro. Sì, ed è ottimamente connessa al centro, ma la differenza con, per esempio, Walthamstow, Leyton, Leytonstone, che sono quartieri che hanno quella nomea di... Cioè, dicono, sono quartieri più poveri perché sono quartieri che stanno nell'est di Londra. Devo dire, in tutta franchezza, che la connessione è ancora più veloce. Realtà, non che qui non siamo connessi, cioè comunque in 20 minuti siamo al centro, 20-30 minuti. Sì, 30 minuti più o meno. Diciamo che magari qui sono richiesti di solito 2 cambi, invece se stai... Ma vengo proprio questa cosa, sembra proprio che sono calvo. Invece se stai a Walthamstow direttamente, per esempio sulla Victoria Line, sei in un secondo in centro, così come a Leyton sulla Central Line, non bisogna ovviamente fare neanche un cambio. Ripeto, non che qui non sia ben connesso, perché effettivamente, cioè, ecco, se no non ci viviamo. Certo. Però quindi, c'è una differenza. Sì. Quindi, per esempio, una camera singola in zona 3 ad est, diciamo, dalle 125 sterline a settimana, riesce ad avere qualcosa comunque di buono, singola, quindi con letto singolo. Nel caso in cui ovviamente ci si sposti poi ad un letto matrimoniale per una sola persona, è chiaro che in quel caso il prezzo aumenta un po', quindi siamo sulle 145 sterline, sempre ad est. La situazione ad ovest è differente, perché una costa camera singola più ad ovest in zona 3 non costa meno di 150 sterline. E anche non le regole meno contrattuali sono diverse. Perché dovete sapere che per ogni alloggio che abbiamo... è venuta questa luce proprio... Infatti sì. Vabbè, ecco la dimostrazione che è luminosissima. Infatti, vabbè, ci tiriamo un po' di più la telecamera. Ecco qua. Allora, ma che è sta macchia? Sto pieno di macchie. Vabbè, il punto è che abbiamo un network di case in tutta Londra. Come dicevamo inizialmente, abbiamo veramente stanze e case di tutti i tipi e per qualsiasi tipo di budget. Le case ad ovest, che sono tendenzialmente... case un po' più pretenziose, diciamo, e prevedono una tipologia di contratto sicuramente diversa rispetto a delle case che prevedono un budget di investimento iniziale un poco più basso, notevolmente più basso. E quindi, per dire, in genere, diciamo, ad ovest è richiesto un minimo contrattuale di 3 mesi, quindi non le classiche 10 settimane, un minimo contrattuale di 3 mesi, che poi in realtà non è neanche tanto in più, sono 2 settimane in più rispetto alle 10 settimane. Sì, ma non solo questo, poi in realtà quando uno ci si trasferisce 3 mesi, volano, cioè il tempo di capire dove siete nel mondo e poi è già soppassato. C'è sempre, diciamo, un mese di deposito da dare, invece ci sono soluzioni ad est un po' più economiche per chi magari non ha un budget così, così alto, in cui in genere sono richieste 2 settimane di deposito, quindi è un po' ovviamente di meno. Sì, certo, e ovviamente quel di meno però si deve riflettere in qualcosa. Cioè, si riflette sicuramente in tante cose, tante piccole cose. Ma anche semplicemente se vuoi pensare che ovviamente le persone che hanno una disponibilità economica un po' più alta
tendono a concentrarsi di più nelle case dove i costi sono maggiori, ok? Quindi chiaramente noi, per esempio, in questo caso, noi per questo studio flat paghiamo 1100 sterline al mese, che è comunque abbastanza, cioè, rispetto ad una camera bills doppia. Included significa bollette incluse, council tax incluse, e tutto. Noi per esempio ci ritroviamo comunque in un alloggio in cui ci sono altre stanze, di cui un'altra in suite e altre due che invece sono due camere, una doppia e una singola, che ovviamente hanno comunque dei costi alti, ok? Quindi, cioè, alti al punto tale che se noi lo offriamo all'utente medio che ci contatta sul Living on Way, tendenzialmente dice, ah, no, costa tanto. Dice costa tanto. Però, nel senso, noi per esempio ci siamo ritrovati in una casa con delle persone comunque che hanno un corretto comportamento, nel senso, non ho mai visto qualcuno fumare in casa, non sono mai stati organizzati i festini in casa, non abbiamo mai avuto problemi. Non c'è mai stato un problema di piatti sporchi dopo aver mangiato, cioè, certo, la pulizia è sempre piuttosto dubbia. Vabbè, certo, rispetto ai nostri standard, ma perché noi siamo italiani, però comunque, c'è un approccio sicuramente questo diverso, per dire che, ecco, cioè, per dire, ecco, condividiamo la casa con un inglese. Cioè, ed è una cosa, vive con noi un inglese e un'asiatica e una coppia di polacchi. E tutti lavoratori, studenti, insomma, tutta gente sicuramente per bene. La differenza, come giustamente diceva Giuliana, è che non che nelle case nell'est ci siano persone, magari o studenti o lavoratori, assolutamente, anche perché noi facciamo una registrazione di tutte le persone che vengono, certo, ovviamente al di là del contratto e così via, quindi, cioè, sono tutte persone che comunque sono studenti e lavoratori, proprio, ecco, come te magari che ci stai guardando, quindi figurati. Però sicuramente l'approccio per chi spende qualcosina di soldi in più è diverso, non so, è un... ad ogni modo noi siamo altalenanti, ora per esempio torniamo ad est, cioè, sì, quindi... assolutamente, torniamo ad est, ma perché... perché per le nostre esigenze il collegamento in questo caso con i mezzi di trasporto risulta più importante e raggiungiamo più facilmente luoghi che ci interessano in meno tempo ad est, quindi... Però, ecco, perché io per esempio non voglio utilizzare la moto in questo periodo, se uno si vuole comprare, ecco, la moto, il motorino, si sposta ovunque e comunque, pioggia, con la pioggia compresa. Mi sento tipo un romano, aureliano, non so. Vabbè, quindi questo, nulla. Quindi ragazzi, cioè, il senso è che tanto spendete, tanto avete. E, poi chiaramente c'è anche, tra l'altro, la possibilità nei nostri alloggi di prendere una stanza, magari economica, poi col tempo, magari dopo 6 mesi, cominciate a mettere da parte qualcosina, volete spostarvi in una stanza, diciamo, di un livello un po' più alto, potrete farlo tranquillamente. Ah, e non solo, una cosa che per esempio pure potete fare nel momento in cui prenotate una stanza, se la stanza o la casa poi non vi piace, potete tranquillamente all'interno delle case gestite, potete spostarvi senza spendere un centesimo. Questo, cioè, che non è una cosa da poco. È molto importante perché comunque in questo modo voi vi assicurerete 4 mura in cui stare non appena arrivate a Londra, ok? Questo è importantissimo. Poi nel caso in cui ovviamente la stanza non faccia il caso vostro, se non rispecchia i vostri gusti, potrete tranquillamente cambiare senza problemi. Sì, e in genere comunque tutte le foto che facciamo e che abbiamo sul sito rispecchiano ovviamente la realtà, infatti non sono tipo foto da Booking o da Airbnb, assolutamente, ma proprio perché lo facciamo proprio perché vogliamo che le persone vedano effettivamente quali sono le reali condizioni dell'alloggio. Poi è chiaro che magari l'inquadratura può sembrare un po' più carina, ma quella è la cosa. E quindi abbiamo fatto pure questo video in modo tale che magari, ecco, avete un quadro insieme un po' più completo riguardo proprio le case in Inghilterra. E poi ovviamente vi dovete fare voi un bel piano d'azione nel momento in cui volete venire qua a Londra. Considerate sempre che dovete spendere dei soldi inizialmente. Certo. Quei soldi non sono poi la spesa che affronterete ogni mese. All'inizio ci sta una
importante somma di investimento che comunque una persona deve far fronte, come appunto deposito, mensilità anticipate o settimane anticipate, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei video dove parlavamo della spesa, e, quindi date uno sguardo sul canale e, o su tutti gli altri nostri social. Ci sta Nocciolino su Facebook, Instagram. Instagram stiamo utilizzando tantissimo, e tra l'altro tra poco incominceremo anche a caricare video anche lì. Insomma. Insomma, per qualsiasi cosa contattateci. Tra l'altro, una cosa non meno importante che possiamo dire, poi la buttiamo lì prima di concludere questo video, è che noi comunque offriamo diversi servizi e quello più importante in realtà non è tanto l'alloggio, ma offriamo dei servizi, un pacchetto di servizi completo che in pratica vi tutela a 360 gradi, addirittura ancora prima della vostra partenza, perché traduciamo per voi il curriculum. Vi aiutiamo nella redazione della cover letter, ma non solo, anche quando dovrete prendere il volo avrete una copertura legale per un eventuale ritardo dell'aereo, per lo smarrimento del bagaglio, e poi compreso l'alloggio e anche la ricerca del lavoro e tanti altri servizi. E questo, diciamo, pacchetto, che è quello, diciamo, più importante sul nostro sito, si chiama Gold Pack. E quindi magari me lo andate a vedere, vi metto il link in descrizione qualora vi interessasse. Perché, voglio, non è una cosa da sottovalutare venire in un paese estero e avere, diciamo, già un pensiero, in questo caso non è un pensiero, sono 17 pensieri in meno, e soprattutto avere una spalla forte sulla quale sempre contare. Poi, vabbè, a voi ovviamente la scelta. Ci vediamo, incominciamo il trasloco, e se volete questa stanza, magari contattateci. Tanto il prezzo già lo sapete, a meno che non cambi poi nel tempo. E se è disponibile, perché no? Se non è disponibile, sicuramente abbiamo Aggiorna. qualche altra alternativa. Poi siamo operativi H24. Ciao!